Come montare infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi voglio rispondere a questa domanda: come montare infissi in PVC? Si montano esattamente come tutti gli altri tipi di infissi, quindi in legno, in alluminio, in acciaio, legno alluminio, ovvero con una posa che non faccia perdere la prestazione termica, acustica, di tenuta aria, acqua e vento. Sì, perché con la posa in opera non posso aumentare le prestazioni di una finestra, ma posso diminuirle. Quindi come si fa? Si fa prima di tutto con un fissaggio meccanico, solitamente con delle turboviti che consentono di sostenere il peso della finestra. A seconda se la finestra è grande e piccola aumenterà il numero di fissaggi, a seconda se il vetro è doppio e triplo, quindi più pesante, aumenterà il numero di fissaggi. Come? Anche se la finestra è un infisso in PVC blindato, aumenterò il numero di fissaggi. Poi con una barriera al vapore interna per fare in modo che il vapore non entri all'interno del giunto, con un isolamento termico-acustico nella parte mediana e con un nastro di tenuta nella parte esterna che mi garantisca la tenuta alla pioggia battente, utilizzando materiali certificati, garantiti, che mi consentono di mantenere queste prestazioni nel tempo, perché è vero che non posso aumentare la prestazione e devo mantenerla, ma devo anche farla per i prossimi 10, 15, 20, 30, 40 anni, a secondo delle mie aspettative e anche a secondo del prodotto che avrò scelto. Se un prodotto di qualità, un infisso in PVC, può avere una vita media di 25-30 anni, quindi anche la posa in opera deve essere adeguata. La posa in opera è regolamentata dalla norma URI 11673. Ora il video diventerebbe troppo lungo per parlare di posa in opera, come anche per la scelta degli infissi, che sono cose molto complesse e che vanno fatte bene la prima volta, occorre parlare con una persona preparata. Proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza, in modo che qualsiasi cliente in giro per l'Italia possa, anche se non acquista gli infissi da Bisacchi, avere una consulenza con un esperto del settore che gli dica le cose alle quali stare attento e alle quali prestare attenzione. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata con William Bisacchi. Ciao e al prossimo video.